È stata inaugurata questa mattina, dopo oltre un decennio di lavori, la stazione Municipio della Metropolitana, uno snodo strategico di interscambio tra linea 1 e linea 6 che mette in comunicazione zona orientale e occidentale, collegando il centro storico della città con il porto di Napoli. La sua realizzazione ha comportato il più esteso scavo urbano degli ultimi 50 anni ed è caratterizzata da un gran numero di ritrovamenti archeologici che costituiscono parte integrante della struttura. Suggestiva l'opera dell'artista israeliana Michal Rovner, che si può ammirare sulla parete lunga 37 metri di fronte al basamento della Torre dell'Incoronata. All'inaugurazione, con il sindaco De Magistris, è intervenuto il prefetto Pantalone, l'assessore regionale Vetrella, il cardinale Crescenzio Sepe ed il ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio. Dobbiamo fare una grande cura del ferro a questo paese. Oggi è una grande giornata per Napoli, che completerà la sua rete ferroviaria metropolitana, che è stata pensata in maniera intelligente. Abbiamo bisogno di mettere quindi tutte le risorse, tutta l'energia, perché le nostre aree metropolitane possono muoversi come in tutti i grandi paesi europei, e Napoli ha tutte le potenzialità, anche perché le sue stazioni sono le più belle del mondo probabilmente, e quindi questi luoghi di bellezza danno l'idea di una nuova speranza per tutto il Mezzogiorno e non solo per Napoli. Il progetto, che porta la firma degli architetti portoghesi Álvaro Siza ed Eduardo Souto de Moura, vede due piazze simmetricamente uguali, una sotterranea e l'altra in superficie, che racchiudono reperti e stratificazioni millenarie. Alla base l'idea di riproporre, attraverso l'asola lineare e un doppio filare di alberi, lo storico asse urbano tra la collina di Sant'Elmo, il palazzo municipale e la stazione marittima. Questa è una delle più importanti opere pubbliche italiane in questo momento. Grazie alla fatica di tanti operai, di tanti lavoratori, grazie all'impegno duro, costante, serio e difficile dell'amministrazione comunale, che non dimentichiamoci ha ottenuto i finanziamenti anche per il completamento sino a Capodichino, e oggi inauguriamo una stazione che è straordinariamente bella, affascinante e che secondo me fa da competizione alle altre bellissime stazioni che abbiamo inaugurato nel passato. Vorrei anche ricordare che, a differenza di chi del passato si era completamente scordato dei treni, lo voglio sottolineare, noi abbiamo bandito qualche giorno, abbiamo autorizzato la gara per 100 milioni di euro per i treni, i primi treni arriveranno nel 2016. Dal Molo Angioino alle rovine della fortificazione aragonese, i reperti archeologici emersi durante gli scavi hanno subito un'intensa fase di restauro che ha rallentato la conclusione dei lavori e fanno della stazione Municipio un vero e proprio museo d'arte. Lavorare nel sottofondo di Napoli è lavorare con l'arte, c'è poco da fare. 10 metri sotto il livello attuale della città c'è la vecchia città, che si è venuta sedimentando nei vari secoli, a partire dal periodo greco fino a quello romano. All'inaugurazione della stazione Municipio, che andrà in esercizio dal prossimo 2 giugno e nella quale sarà posizionata una lapide in memoria dell'operaio precipitato durante i lavori, ha fatto seguito quello della storica Fontana del Nettuno, ricollocata al centro della piazza davanti Palazzo San Giacomo.